come guardare buongiorno, lo sport. Buongiorno Previ. Allora, la notizia della quale ci sta per parlare il buon Prevignano sembra fatta apposta, cioè io mi immagino il redattore che scrive la notizia e fa: ah, di questa ne parlano domani a Chiamate Roma al 100%. Infatti io ci sono cascato proprio con l'amo, mi hanno è preso. Arrivato stamattina il Previ contentissimo, ha detto dobbiamo parlare di questa notizia. Giro interno, vi è mai capitato? Allora, io ne ho già parlato, conosco una persona che saluto, si chiama Jacopo, grande tifoso della Roma, che lavora a Forget the Lyrics, che lui va in trasferta da solo. Ci tiene, nel senso che lui ha detto che siccome è talmente tifoso non vuole rotture di scale, i suoi ritmi, li vuole seguire. Vabbè, quindi voi avete mai fatto qualcosa proprio che dici no, me la vado a vedere un concerto da solo? No, io mi sono ritrovato di solo a uno spettacolo teatrale. No, e questa è una cosa brutta. Ma eri tu, lo so, ricordo, ero proprio io. E poi è arrivato Giorgio, per fortuna, a farmi, ma non pensavo venisse. Non trovavo posto, sai com'è? È brutto quando, ora vi facciamo sentire acusticamente, suona 16 persone sul palco e due che battono le mani. Bravo. Grazie, bravo. Bravo Gabriele. No, tu non puoi. È così. Grazie. Bravo. Esce un altro. Però devi far capire. Sì. Scusate. Però aspetta, quando arriva riesce Gabriele, che è il primo amico, esce. Marco. Grazie. Sì. Però scusate, siete 16, uscite tutti insieme. No, andiamo a mangiare una cosa. Il bigliettino. È tutto vero, ragazzi, è tutto vero. Però devo dire che questo caso li batte tutti, perché abbiamo l'intervista di chi, Previ, in esclusiva dell'unico tifoso. L'unico tifoso che da Bolzano è partito, si è fatto un viaggio di 9 ore per andare a Benevento a vedere Sudtirol, tra l'altro, trionfare e vincere 2-0. Sudtirol contro le streghe di Benevento. In questo momento è lì. Sta cercando il quarto posto della Serie B. Quindi solo un cioè tutta curva vuota, uno solo. Che cosa ha detto a fine partita? Ma hanno rimasto solo quei quattro cornuti. Dovrà essere 5, capito? La macchina piena, sta solo, poverino. Ma come è andato? Anche come vero. Sì, effettivamente l'hanno rimasto solo, si dice, perché doveva partire con alcuni amici, ma non tutti avevano due giorni a disposizione del lavoro. Lui era riuscito ad ottenere il permesso e quindi è partito. Dice che ha saltato solo Reggio Calabria. Ma grande, grande. Cioè, quindi quest'anno se le sta facendo tutte. Quindi dal Sud Tirol ha un nome questo ragazzo. Sì, si chiama Damian Gruber. Grande, grandissimo affetto per questo ragazzo qui, che voi immaginate il momento in cui vengono cantate le canzoni. Da solo canta l'inno del Sudtirolo. Tedesco, d'altronde. Ma sicuro. Sono Rumatera. Rumateren. Ma di chi schiaffeggiava il culo? Perché lei non si. Ma non si schiaffeggiano il culo. Basta. Aveva fatto bene a non schiaffeggiarselo, perché sono da ferugli. Autolesionismo poi. Il daspo di da solo. Ma no, il facile. Inoroso Gruber avrà gridato tutta la curva, cioè, solo io. Attenzione, di spalle al campo, guardando la curva senza maniera, tutta la curva, boom 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 boom. Non cantare solo. Deve cantare. Che eroe nel mondo del calcio, chiaramente, per usare il termine. Hanno sicuramente un gruppo di tifo organizzato, questi ragazzi. Voglio iscrivermi, voglio la tessera su Tirol. Guarda che se continua così rischi di trovartelo in Serie A il prossimo anno. Ma magari sta andando fortissimo il Sudtirol. Forza ragazzi, forza. Damian Gruber. I calciatori alla fine hanno fatto omaggio a questo ragazzo, gli hanno regalato due magliette, l'hanno salutato calorosamente. 342 00 00 700, ci va bene anche, lo dico alla Stella, gente che ha visto un concerto da solo. Il prossimo di cantante dubito che l'abbiate visto da soli, perché comunque viene anche da quel gruppetto che si chiama Patrizio, come hai detto? Non mi ricordo. One Direction. One Direction. Si chiama? Neil Horan.